Aspettiamo un secondo che si siedano altre persone. Prima di iniziare questo incontro voglio ricordare a chi deve prendere dei crediti per architettura che c'è un quaderno su un tavolo e bisogna segnare il proprio nome. Cari amici, benvenuti a questo incontro. Qui abbiamo un relatore, secondo me, di prestigio, l'architetto Renato Rizzi, ma prima di introdurre l'argomento e di parlarvi di lui, permettetevi di fare alcuni ringraziamenti, sono doverosi, alla comunità della Ballagarina, nello specifico all'architetto Mauro Mazzucchi, che è un nostro assessore, che ha fortemente voluto questo incontro, alla Biblioteca Civica di Rovereto, il dottor Baldi, e all'Ordine degli Architetti. Sono particolarmente felice di poter presentare Renato Rizzi, architetto e roveretano, che conosco da molto tempo e che stimo molto. Spesso le persone che nascono nella nostra città vanno poi e fanno cose nel mondo, ne sappiamo poco, e invece è importante ascoltarli. Per questo incontro Renato ci ha proposto una frase di Derek Walcott: paesaggio, ciò che è nascosto non può essere amato. È una frase molto bella, ma anche ermetica. Walcott la pronunciò nel 1992 quando prese il Nobel per la letteratura, e lui si riferiva a un amore che aveva, che era quello dei Caraibi, e diceva che molti ammiravano questi paesaggi straordinari ma non ne erano coinvolti, era un po' un mordi e fuggi. E sono davvero curiosa di ascoltare come Rizzi declinerà il nascosto e il non amato. Mi è stato chiesto di introdurre l'argomento e lo farò senza alcuna pretesa, parlandovi di paesaggio, ma davvero senza alcuna pretesa, perché il tema è un tema difficile e lo lascio al nostro relatore. Allora, la prima domanda che mi sono fatta è: che cos'è il paesaggio? Con il termine paesaggio diciamo tutto e niente. Mi ricordo una conferenza a cui ero stata in cui si rammentava quando la provincia autonoma di Trento aveva invitato il celebre fotografo Gabriele Basilico a immortalare le bellezze del nostro territorio. Sono rimasti tutti stupiti dal lavoro che ha fatto questo fotografo, perché non ha presentato né laghi né monti, cioè quello che ci aspettiamo di solito, e invece ha proposto periferie, ha proposto luoghi abbandonati, luoghi che consideriamo dei difetti. Basilico ci voleva dire una cosa. Ci voleva dire che il paesaggio è comprensivo sia del costruito che del naturale, sia del bello che del brutto. Il nostro sentire è istintivamente portato verso la bellezza, perché percepiamo l'importanza che i luoghi hanno per noi, ne intuiamo la capacità di relazionarci con loro e la loro influenza su di noi. Intuiamo che quando ci incantiamo dinanzi a un paesaggio, andiamo in una sorta di contatto con la parte profonda che è in noi. Era quello che il poeta austriaco Rilke chiamava giardino interiore. E allora il paesaggio non è solo
La definizione, la parola etimologica, che vuol dire prendere una porzione, catturare una porzione di territorio con lo sguardo, è molto di più. Abbiamo bisogno di bellezza? Sì, assolutamente sì. Tra le tante definizioni di bellezza, io amo quella degli antichi, che dicevano che la bellezza è l'apparire della verità delle cose. Riusciamo a vedere quella bellezza e quella verità, o siamo tutti un po' ciechi? Un grande scrittore portoghese, Saramago, nel suo più celebre romanzo Cecità, racconta di un mondo in cui tutti diventano improvvisamente ciechi fuorché una donna, per un'epidemia. È la cecità delle anime perdute, è l'incapacità di vedere. Saramago dice una frase, è questa: vuoi che ti dica cosa penso? Parla. Secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo. Ciechi che vedono, ciechi che pur vedendo non vedono. Altro scrittore, Giovanni Arpino, lui ci consegna l'immagine dell'uomo moderno, l'uomo che corre, l'uomo che dinanzi a un paesaggio è incapace di vedere. E allora, per questa sua incapacità, che cosa fa? Scatta delle fotografie. E quello stesso uomo, si dice sempre Arpino, di fronte a un bellissimo tramonto, sospira da puro idiota e dice: bello come un quadro. E dinanzi a un quadro dice: bello come se fosse vero. Ma non è una contraddizione. Il paesaggio, e uso ancora le parole di questo scrittore, è il racconto della terra, è testimonianza poetica della storia, è la nostra memoria, è l'unica cornice che ci rimane per capire chi siamo stati e chi siamo. In sostanza, ciò che si vede è molto di più delle forme e delle ombre. È come la linea di una mano, contiene una narrazione, e questa narrazione ce la racconta Renato Rizzi, che vi presento. Molti di voi lo conoscono già, ma insomma è importante dirlo. Lui è docente di composizione architettonica e urbana presso l'Università di Venezia, è autore di numerose pubblicazioni che non cito perché sono davvero tante, sui temi della teoria della progettazione. Ha collaborato a lungo con Peter Eisenman e ha curato il volume Tecnica e Architettura, una raccolta di saggi del filosofo Emanuele Severino. Tra i suoi progetti il più noto è il pluripremiato Teatro Shakespeareano di Danzica. È una cosa che io spero di poter vedere un giorno. È un teatro che si apre, è un teatro che ha le ali. È poesia dell'architettura, che è stato pubblicato sulle riviste di architettura di tutto il mondo, e per Rovereto, lo ricordiamo, per il restauro della Casa Museo Fortunato De Pero, menzione d'onore per la medaglia d'oro all'architettura italiana della Triennale. Renato Rizzi. Intanto, innanzitutto vi ringrazio di essere qui ad ascoltare chi. E questo è un bel problema, perché normalmente quando faccio conferenze in giro parlo ad un pubblico, ma voi? Una cosa molto importante per me. E... paesaggio.
Cioè, ma questo è il ritorno a casa. Esatto. È il figlio il prodigo che è andato lontano e torna. Ma no, a parte che, per esempio, le emozioni non si possono dominare. E su questa questione verterà il ragionamento sul tema del paesaggio. Ma quello che volevo dire al di là di questo momento un po' patetico da parte mia, ma insomma, così è. Vorrei subito introdurre una questione. Ma intanto parlo veramente a degli amici. E quando si parla a degli amici vuol dire che loro già ti conoscono, sanno già quali sono le tue pecche, i tuoi vizi, insomma, sanno un po' della tua vita e ti squadrano da tutte le parti. Però si parla a degli amici, che è diverso che parlare in pubblico. Il pubblico è un'entità troppo astratta, ma gli amici purtroppo, non purtroppo, per fortuna, riesci a riconoscere quando guardi così, tutti gli occhi, no, li riconosci tutti. Poi i visi sono cambiati, anch'io sono cambiato. E sono delle immagini molto speciali, no, che vengono all'apparire, tanto per essere chiari. Dunque, adesso chiudo questa premessa così strana per giustificare il titolo che ho scelto per questa chiacchierata. Ora, il tema certamente è il paesaggio, e quello che è nascosto non si può amare. Allora, la prima questione, cito, solo per citare, per far capire l'importanza di questo, il Petrarca, cioè qualcuno di qualche secolo fa, il quale scrive questa lettera a suo fratello, e dunque siamo distanti ormai più di 7 secoli, scrive la lettera a suo fratello perché è andato sulla cima di un monte, e i roveretani vanno sempre sulle cime dello stivo, del cornetto, dunque è qualcosa che ci appartiene. Quando il Petrarca sale su questo monte, che è il monte Ventoso, che è in Francia, quando arriva in cima, ed è affaticato, no, perché era una giornata calda, bellissima, arriva in cima e estrae dalla tasca della sua tunica un libretto. Questo libretto erano le confessioni di Sant'Agostino. E lui dice, lo apro a caso, non lo apre a caso, lo apre nella pagina giusta, e Sant'Agostino scrive in questo libro, non puoi contemplare il paesaggio che è fuori di te se non sai contemplare il paesaggio che è dentro di te. Dunque, perché ho introdotto questo autore? Intanto per dire subito che il paesaggio è una parola duplice, e che la parola più importante non è quella che noi pronunciamo, ma è quella che si specchia. E che si specchia dove? Nella nostra anima. Il vero problema è l'anima, perché è l'anima il luogo deputato a raccogliere tutte le immagini e tutte le forme. Senza anima noi non possiamo leggere il mondo, lo possiamo leggere solo se abbiamo la coscienza dell'anima. Penso un po' che coscienza vuol dire semplicemente che tutte le scienze concorrono in un punto, tutte le scienze, perché l'ambito più importante dell'animo è l'estetico, il piano che noi non possiamo superare, il piano invalicabile, l'ultima nostra frontiera, l'ultima e la prima, è l'estetico. Non è né il logico né l'etico. Per essere veramente etici in architettura, visto che è la mia disciplina, bisogna essere estetici. Perché l'estetico, e tra un po' ve lo dimostro, è insuperabile, ma realmente insuperabile. E allora voglio fare una riflessione sul perché ho voluto proprio introdurre questo tema del paesaggio, il cui riflesso fondamentale è l'anima. Perché oggi l'anima è solo un concetto, come dire, psicologico, no? Uno va dallo psichiatra o dallo psicanalista a farsi analizzare.
Ma l'anima è la cosa più resistente e più inscalfibile che noi avremmo, non la cosa più eterea, perché nessuno di voi vorrebbe scambiare la propria anima con un'altra, perché ognuno ha la propria anima, e la propria anima è, non so come dire, il marmo più puro e più duro che noi possiamo disporre. Ma torniamo un momento al nostro tempo. Fatemi fare un ragionamento su che cos'è invece la cultura del nostro tempo. Perché tutto questo dipende dal punto di vista dal quale noi guardiamo. Allora, la cultura del nostro tempo ormai è una cultura che è tecnico-scientifica. Ciò che vale, soprattutto, è... dov'è qua? È il cellulare, cioè il mondo virtuale. Questa roba qua. Il mondo virtuale, il cellulare... Internet, Google, tutto quello che volete. Questo tra l'altro si chiama cellulare, e cellulare viene proprio dal cellulare che è la macchina della polizia che viene a prenderti quando ti porta in prigione, in cella. Cella. Il mondo è diviso a celle. Il cellulare ti porta nella cella, cioè noi con queste cose in realtà, che sono anche utili, ma siamo già in una grande, stupenda prigione. Perché siamo incantati, e qui Narciso, da questo specchietto, no? Narciso almeno aveva l'acqua fresca, questo è un pezzo di vetro, e noi ci specchiamo continuamente in questo pezzo di vetro, pensando di essere, oggi come oggi, onnipotenti, onnipresenti, perché posso telefonare in tutte le parti del mondo, no? Posso chattare con chi voglio, posso vedermelo davanti al mio naso, no? E anche, tra l'altro, pensiamo di essere eterni, perché la tecnica, la vera suggestione, il vero potere affascinante della tecnica è che ci sta dicendo che noi vivremo una vita eterna su questa terra, cioè il corpo, non l'anima, il corpo. E ci sono già alcuni che hanno investito pacchi di soldi per farsi ibernare, no? Sono già ibernati, aspettano che tra 2000 anni sia qualcuno che stacca la spina e lui viene fuori e si muove come una mummia, perché non c'è altro di mummia. Detto questo, voglio solo dire che la cultura del nostro tempo è una cultura molto speciale, cioè noi siamo, ma possiamo dire, ma siamo ancora religiosi? È difficile, no, dire che noi siamo in un tempo religioso. Certo, non siamo più in un tempo religioso, siamo tutti atei adesso, no? È proprio vero? Invece noi siamo in un monoteismo, ma vero monoteismo, che non è più quello teologico, ma è quello tecnologico. Che è questo? Noi ammiriamo tantissimo queste cosette, ma queste cosette sono basate su una questione molto molto interessante. Il linguaggio dei computer è binario, 0 1 0 1 1 0, cioè la risposta è io chiedo, ti rispondo, così, diretta. Mentre il linguaggio, diciamo, della grande cultura che appartiene all'Europa, che si chiama cultura umanistica, che ha origine dai pre-greci fino a noi, è una cultura umanistica. Perché? Perché ha come centro l'uomo, cioè questo humus, no? Questa terra fertile che dovrebbe essere coltivata. Ma il linguaggio fondamentale della cultura umanistica non è binario, è ternario, perché ci vuole un'idea, un'immagine e una forma. Siccome ci sono tre vertici, è il nostro sapere è ciclico, è come dire, è unitivo. Mentre invece siamo in un mondo in cui adesso il linguaggio fondamentale è digitale, cioè si usa un dito e si pigia il pulsantino, ma con un dito invece della mano, attenzione, la mano ha una caratteristica tale che nessun altro animale ha, ma non perché abbiamo il pollice che non è opposto a tutte queste storie. Ma perché se io faccio questo gesto, adesso ve lo faccio vedere subito,
Questa forma delle mani, che è vuota, è esattamente l'assenza della mia testa. E la nostra testa è sul corpo perché è la sfera, è come il mondo. E le mani vuol dire che le mani possono produrre tutte quelle forme che sono in assenza in questa forma vuota delle mani. Ma noi usiamo 10 dita, ma con un dito solo possiamo pigiare il pulsantino del nostro tablet, va bene? Ma possiamo fare solo un'altra cosa con un dito solo. Sparare. Tuc. E noi spariamo continuamente, tutti i giorni. Perché noi crediamo ciecamente in questa cultura binaria, che è una cultura, non so come dire, è una fede, ma una fede negativa. Ci sono fedi positive, questa è una fede assolutamente negativa, perché nessuno si chiede qual è la ragione del sapere nel quale noi siamo. Ma arrivo al punto, datemi ancora 5 minuti, dopo chiudo. Voglio solo dire, per esempio, prendiamo un mito, tanto per dire, il mito di Medusa. Medusa, lo conoscete tutti, no? Perseo deve andare ad uccidere questo mostro, no? Questo mostro ha una testa piena di serpenti, che è una testa terribile, che se il mostro ti guarda direttamente negli occhi ti pietrifica. Però cosa succede? Succede che naturalmente Perseo è un semidio, vede il mostro, riflette lo sguardo, vede l'immagine riflessa nello scudo, che Atena è intervenuta per aiutare Perseo ad uccidere il mostro, e guardando nello specchio di questo scudo taglia la testa a Medusa, e Medusa perde per il suo potere. Però Perseo, che è mosso da pietà e da compassione ugualmente verso questo mostro, prende la testa, che era ancora sanguinante, e la porta, aveva già preparato un letto di alghe sulla spiaggia, e lui appoggia la testa insanguinata su queste alghe, e improvvisamente le alghe si trasformano in coralli. Cosa dice il mito? Allora, i miti hanno un senso, anzi, i miti sono importanti perché contengono sempre, sempre, una quota di verità, sempre. Il mito è prima della filosofia. L'uomo immaginava, e immaginava non male, e crea, produce i miti. E noi oggi abbiamo il sostituto del mito, è la tecnica. Ma il mito ci dice qualcosa di molto importante. Perché? Allora, Perseo siamo tutti noi. Noi siamo il Perseo. Che dobbiamo, in ogni caso, dobbiamo fronteggiare giorno per giorno la realtà. Medusa ha la testa anguicrinita, cioè piena di serpenti, ed è paurosa perché è il reale. È la realtà che sta davanti a noi. Noi dobbiamo affrontare ogni giorno, ogni momento, Medusa. Ma noi oggi com'è che l'affrontiamo? Col linguaggio binario. Cioè guardiamo direttamente negli occhi Medusa e lei ci pietrifica. Il risultato di questo, basta vedere cosa noi abbiamo costruito da dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le periferie. Sono la pietrificazione della nostra coscienza, dai! Perché noi crediamo nel sapere tecnico-scientifico, perché crediamo nel sapere, come dire adesso, dei linguaggi, no? E delle modalità virtuali, per cui questi linguaggi si fondano solo su un sistema binario. Mentre il nostro fondamento non è binario, è ternario. In effetti, Perseo riesce a vincere ad affrontare la realtà, a superarla, cioè ad accettarla. In che modo? Perché guarda nello specchio tenuto alzato da Atena, che sarebbe tra l'altro la dea che protegge la città, e in quel modo, guardando lo scudo, riesce a sferrare il colpo e a tagliare la testa a Medusa. Vuol dire che c'è bisogno di un sapere che è tecnico, perché lui ha la tecnica per tagliare la testa, ma ha bisogno di un sapere che, chiamatelo divino, chiamatelo teologico, chiamatelo metafisico, chiamatelo umanistico, chiamatelo poetico, chiamatelo come volete, un sapere
che deve avere come orizzonte tutti i saperi del mondo. Allora possiamo affrontare la realtà. Se, perché? Perché abbiamo Perseo, lo specchio, Medusa. Ma Atena è la rappresentazione dei grandi saperi. Noi siamo quello che siamo e abbiamo bisogno di conoscere questi grandi saperi. E allora adesso faccio un'altra considerazione. E andiamo subito sulla parola architettura per spendere anche qui qualcosina sul nostro, su questa disciplina molto, molto strana ma molto, molto difficile. Allora, intanto noi siamo nella cultura tecnico-scientifica che usa il linguaggio binario, tum tum, così, secco, cioè è il linguaggio mortifero, attenzione, è il linguaggio di Perseo senza l'aiuto di Atena. La parola architettura è composta in maniera molto banale da due radici, l'archè e la tecne. Ho capito? Traduciamo in maniera molto semplice. L'archè è ciò che sta prima della tecne, ma l'archè in greco vorrebbe dire i principi, il bello, il buono, il vero. Ma detto questo, non è che vuol dire tanto ancora. Mentre la tecnica, si sa, è la tecnica, cioè quello che noi possiamo, come dire, operare produttivamente con i nostri mezzi. Ma archè sta prima della tecnica. Possiamo tradurre questa radice con un altro termine. Archè sono tutti quei saperi che sono indominabili. La tecne fa riferimento a tutti quei saperi che sono invece dominabili. Dunque, architettura è una parola, è una disciplina il cui centro, il cui baricentro, sta a metà della parola. Nel mezzo, da una parte c'è tutto il sapere tecnico scientifico di cui siamo coperti fin sopra i capelli, ma dall'altra parte ci sarebbe il sapere dell'archè, che è il sapere indominabile che la tecnica e la scienza hanno reciso, hanno tagliato via, perché è troppo difficile. E si crede oggi che guardando solo alla tecnica noi riusciamo a risolvere i nostri problemi. Noi non risolviamo proprio nulla, perché noi siamo i veri lavoratori o i veri schiavi della tecnica. Questo mio telefonino, che ogni tanto è utile, devo ogni settimana fare l'updating, no? Cioè l'aggiornamento, perché altrimenti non funziona. Devo continuamente dire sì, lo voglio, no, non lo voglio, no, non seccatemi. Cioè è un continuo, è come andare in un confessionale, cari signori. E loro sanno tutto di noi, tutto, molto di più del nostro confessore. Perché al nostro confessore possiamo anche mentire, ma qua noi non mentiamo niente, zero. Diciamo la nostra verità, anche tutti i nostri segreti. Ma riprendiamo di nuovo, perché non voglio perdere il filo del ragionamento. La parola architettura dice molto sul sapere. Il sapere, abbiamo detto, c'è una parte di dominabile che va bene, ma la parte maggiore è indominabile. E come si fa ad accedere agli indominabili? Allora, la tecnica procede per dominio. La tecnica cammina in avanti, domina le cose, dominandole però l'unico modo che ha è di separarle, le separa e non riesce mai più a riunirle, va avanti per sperimentazioni, per specializzazioni, sempre più in profondità, ma non riesce mai più a rimettere insieme tutti i cocci che lei continua a rompere. L'archè, il sapere che sta prima, è un sapere invece che, se è indominabile, è indominabile. Domanda: ma abbiamo forse fondato noi il mondo? Cioè, qualcuno di noi qui, per esempio, ha deciso, bon, la Terra è così, gira in questo modo, le stelle sono colà, Saturno è messo qua, il Sole è di là, la galassia è questa. Cioè, abbiamo forse noi prodotto, costruito questo universo? Altra domanda. Secondo voi,
Ma da dove deriva tutto il nostro sapere? Ma anche il sapere tecnico-scientifico, anche quello virtuale, da dove deriva? 100.000 anni fa c'era forse un libro che parlava di Google, c'era forse un libro, un dizionario che diceva questo è il cielo, queste sono le stelle. No, non c'era nulla. Da dove viene allora tutti i nostri saperi? Da dove vengono? Tutti i nostri saperi. Se uno di noi fosse adesso, retrocedesse nel tempo per 100.000 anni, sarebbe di fronte ad un mondo totalmente sconosciuto che gli appare. Il sapere, tutti i nostri saperi, derivano dall'apparire. E l'apparire ha due qualità, è ciò che vedo, ma anche ciò che percepisco. Perché se vedo, vedo qualcosa ma non capisco cos'è, mi interrogo, mi chiedo ma cos'è questa cosa, perché, per come, chissà, non capisco cos'è la pioggia, non so cos'è la neve, non so se quella è una belva o meno, non lo so. Dunque, l'apparire è un apparire che è sia visibile sia invisibile. Ma si chiama, se traduciamo questo visibile più l'invisibile, si chiama l'estetico. E l'estetico è ciò che è nel baricentro della parola archè. E l'estetico è l'unità di tutti i saperi, di tutti i saperi. Prima ancora di ogni etica, prima ancora di ogni logica. Tant'è che anche la tecnica, che è binaria, che è il mondo virtuale, che sembra così, come dire, astratto, deriva da questo mondo, dal mondo unitivo che è il mondo estetico. E dunque, e che cos'è questo mondo estetico? Ma il mondo estetico è il mondo della nostra anima, del nostro corpo, del nostro essere. Perché noi tutti, immaginiamo l'universo, immaginiamo l'eterno, immaginiamo la storia, immaginiamo il divenire, immaginiamo il futuro. Tutto noi immaginiamo, ma se lo immaginiamo è perché ce l'abbiamo anche dentro. Dunque noi siamo coloro che vedono un universo che è fuori di noi, con gli occhi, con i telescopi, con le navicelle spaziali, quello che volete, ma noi vediamo l'universo che è interno a noi. L'universo che è interno a noi ha bisogno di una grande cultura, questa è la verità. E la grande cultura oggi non c'è, perché siamo nel monoteismo tecnologico. E allora, per dare ancora maggiore forza a quello che ho detto, trasferisco adesso la parola architettura, la struttura della parola architettura, archè, tecne, su di un altro soggetto, cioè noi, cioè chi siamo noi? Oddio, chi siamo noi? Prima di tutto siamo delle individualità, le individualità, però l'individualità è un concetto neutro, perfetto, ma poi perché noi ci chiamiamo persone? Perché tutti noi ci chiamiamo persone? Ci chiamiamo persone perché questo termine è un termine stupendo che viene dalla lingua greca. Nella lingua greca, prosopon vuol dire la maschera. È la maschera che si metteva l'attore quando doveva recitare le proprie tragedie nel teatro greco. Sì, ma la maschera ha una duplice qualità. Presenta una faccia che è esterna e presenta anche la sua faccia interna. La faccia interna è invisibile, la faccia esterna è visibile. Dunque noi ci chiamiamo persone perché voi vedete la faccia esterna del mio corpo, come vedo la faccia esterna dei vostri corpi. Ma non vedo bene la faccia interna che corrisponde alle nostre anime. Dunque, persona, il prosopo, vuol dire che noi abbiamo la stessa struttura, uguale, della parola architettura. Cioè l'archè nostro è indominabile, ma è anche indominabile anche da noi.
mentre è dominabile, per quel poco che possiamo, il mondo tecnico, quello che possiamo fare con certi strumenti. Ma allora uso un'altra metafora che è ancora più esplicita, molto di più. Uso la metafora, prima di introdurre questa metafora, tra l'altro recentemente è morto Stephen Hawking, questo straordinario scienziato, che però ha ricevuto il premio Nobel per aver analizzato e studiato i buchi neri. E voi tutti sapete cosa sono i buchi neri, e anch'io so più o meno cosa sono, ma non so più di tanto rispetto a questa questione. Però la teorizzazione che ha fatto Stephen Hawking di questi buchi neri è la seguente, e cioè che nell'universo ci sono un'infinità di buchi neri, e il buco nero è quel concetto dove l'universo, invece di espandersi, si riconcentra, si densifica in maniera talmente forte che poi lui si rigenera dalla parte opposta. Ma Hawking dice una cosa straordinaria, che ogni buco nero, perché sia un buco nero, lo dice un fisico, non è un prete, non è un architetto, non è un poeta, è un astrofisico. Dice, il buco nero, perché sia tale, deve avere una proprietà. Questa proprietà si chiama singolarità, la singolarità del buco nero. Prima ho accennato dicendo che noi siamo delle individualità. Le individualità però è un concetto neutro. Oggi questo concetto neutro è attratto dal mondo monoteista tecnologico e la nostra individualità si chiama autoreferenzialità. Cioè, che pensi in me, faccio me, non ti preoccupare, faccio tutto me. Questa è l'arbitrarietà. Ma noi per destino siamo orientati ad un altro polo, che è la singolarità. E la singolarità è la relazione o la consapevolezza della relazione tra la nostra particolarità fisica e la nostra universalità. Cioè noi saremmo, secondo Hawking, la rigenerazione ogni volta di un universo. E noi siamo tutti diversi tra di noi, perché ciascuno di noi rappresenta un quid di quell'universo. Cioè, non siamo degli ometti, questa è la verità. E allora, per essere ancora più espliciti, usiamo questa immagine, l'immagine della clessidra. La clessidra vale per la parola architettura come per la parola persona. La clessidra è fatta di due ampolle, no? Una in alto e una in basso, e il tempo si girava rovesciando le due ampolle. La sabbia o l'acqua passa attraverso il collo della clessidra, e però queste ampolle devono riempirsi e svuotarsi. Noi siamo il collo della clessidra, dove davanti a noi abbiamo tutto l'universo di fronte che ci guarda e lo possiamo vedere, e noi continuamente rovesciamo la clessidra, la rovesciamo dentro di noi nell'altro universo che è quello della nostra anima, e si continua questo gioco. Ma il collo è la matrice. Io sono fatto così, lui ha fatto così, lei ha fatto così, perché siamo delle matrici che strizziamo l'universo in un modo singolare. E dunque il problema delle... qui sta l'indominabile. L'indominabile vuol dire che noi, siccome siamo queste matrici, dobbiamo, come dire, siamo i ricettori, non i dominatori, i ricettori di tutto un mondo che è molto più grande di noi e che è indominabile, e che deve passare attraverso la nostra trafila, come si trafila la pasta a buitoni, va bene, per produrre le nostre opere. Ma non le nostre, perché le opere sarebbero le opere che il mondo desidera vedere davanti a sé per contemplare il nostro lavoro. E tutti noi fondamentalmente
e per nascita e per destino siamo dei poeti. Perché poeti? Abbiamo, si crede che il poeta sia solo il Foscolo, no? O Dante. No? No, poeti anche qui. Guardate che l'unica chance che ha, che noi abbiamo quando siamo in momenti di crisi culturale come questo, è rivolgerci alle parole. La parola poeta deriva dal greco poiein, che vuol dire banalmente produrre. Tutti noi, cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo produrre le nostre opere, che però devono essere singolari, non arbitrarie. Questa è la verità. Perché se noi produciamo opere arbitrarie, non abbiamo compreso qual è veramente la struttura del nostro essere. Il nostro essere è un essere che ha come suo fondo ancora il mistero, ecco l'indominabile. Ma c'è una grande differenza tra l'individualità nel mondo tecnico-scientifico e l'individualità nel mondo, come dire, dell'archè o umanistico. Nel mondo tecnico-scientifico l'individualità è neutra, è acritica, cioè non critica più nulla, ed è amorfa, accetta tutte le forme, ma e soprattutto è senza, pensate, senza alcuna responsabilità. Oggi non c'è nessuno che ti dice: ma tu hai fatto bene o male. Ti chiedono: hai applicato la legge? Hai applicato quel regolamento? Hai applicato quell'articolo? Sì. Ok, hai fatto un progetto che è orrendo, nessuno te lo può discutere. Ma te lo bocciano se non hai applicato la 373, se non hai applicato quell'articolo, se non hai applicato quella procedura. Cioè, noi siamo coloro che vivono senza responsabilità. Ogni sera andiamo a nanna e dormiamo beatamente sul nostro cuscino. Nel mondo umanistico, nel mondo della singolarità invece, l'uomo è nel rischio. L'architetto è sempre nel rischio, ma qualsiasi persona, qualsiasi, è nel rischio, è isolato ed è da solo. Se oggi tu non fai la partecipazione in architettura, se tu non parli del cosiddetto sociale in architettura, sei marchiato a vista. Ma quella è una falsità, perché il vero problema per essere veramente sociali, per essere veramente partecipativi, devi essere estetico. Allora fai quelle opere, che tra l'altro l'Italia ha prodotto a dismisura e che ancora rappresentano la nostra grande eredità. Ma noi non siamo inferiori al 500 o al 300 o al 1000, è che siamo purtroppo in un'età dove è riemerso in maniera non potente ma super potente, che cosa? Il monoteismo. Ma è il monoteismo del senza responsabilità, del non fatemi faticare, non voglio rischiare. Il problema estetico chiede all'architetto, a chiunque, un grande impegno, una grande responsabilità e un grande rischio, e non c'è assicurazione che ti può assicurare. E se volete vi racconto, e adesso chiudo, anche se avrei un sacco di altre cose da raccontarvi, vi racconto questo aneddoto che descrive esattamente che cos'è un'opera d'arte al di fuori di essere, non so, un poeta classico, un architetto, un artista. Una cosa che è autobiografica e che è capitata, mi è capitata e ve la racconto per quello che è. Ero ancora studente, prendevo il treno, tornavo da Venezia per venire naturalmente a casa mia a Rovereto, e il treno era zeppo, pieno zeppo. E naturalmente c'erano ancora gli scompartimenti e io ero seduto in mezzo a questa folla e ad un certo punto guardo i pantaloni e vedo sul ginocchio una macchia di sangue. Poi, ma no, strano, non sento male, non sento nulla, forse il mio corpo incomincia a scoppiare, non lo so, chissà. Vabbè, ho pensato, dopo 4-5 secondi vedo una seconda macchia di sangue. Ho detto: Madonna, o sto diventando santo e non me ne rendo conto, non lo so, perché qua... Allora, sì, allora stavo già rivoltando i miei occhi al cielo, no, per
per salire, e sopra di me c'era una valigia che gocciolava sangue, e davanti a me c'era una signora, veramente una povera signora. No, tu dici, Madonna, quella lì, ma chi è quella lì? Boh, una povera signora. E lei fa, oh Madonna, mi scusi, guardi, sono appena uscita dal carcere, sono andata a trovare mio figlio, perché sa, mio figlio è in carcere, io non ho avuto la capacità e la possibilità, non ho avuto la cultura per educare mio figlio, e ogni tanto vado a trovarlo, e le suore, siccome hanno un po' di compassione di me, mi regalano delle volte della carne, del formaggio, e adesso in valigia ho un coniglio che prima era congelato e adesso si sta gelando, e insomma ha macchiato i miei pantaloni, e mi fa, ah, ma le posso dare un pezzo di formaggio? Le posso? Dico, no signora, per carità, non va benissimo così, vedrà che sopravvivo. E lei conclude questo dialogo davanti a tutti dicendo, io non ho avuto istruzione, ho lavorato come una matta, non ho potuto educare mio figlio, che poi cerchiamo di capire questa battuta, ma il mio lavoro è quello di pulire i gabinetti dei treni. Punto. Ultima frase. Ma io penso sempre che quando un viaggiatore entra nel mio bagno, nel mio gabinetto, voglio che dica, ma guarda come è pulito. Questa è una povera donna o è un genio? Questa era una dea, altro che. Ecco che cos'è un'opera d'arte, ecco cosa vuol dire produrre. Cioè tutti noi possiamo produrre, però lei aveva questa, chiamiamola generosità, ma la generosità avviene solo perché siamo consapevoli che noi siamo nel mondo degli indominabili. Questa è la verità. E il nostro compito è ascoltare questa dimensione, perché noi non dovremmo camminare in avanti come procede la tecnica, ma noi per andare avanti dovremmo camminare all'indietro. Perché? Perché se noi camminiamo all'indietro, il cono visivo del nostro sguardo più va indietro, più lui si allarga e più tu comprendi il senso del mondo, come quella signora in treno l'aveva già capito da mo. E qui chiudo. Grazie. Se qualcuno vuole porre una domanda a Rizzi, siamo qua. Certo. Questo quadro vostro di tecnologia è invasiva su tutte le nostre vite. Da quello che so, nel mondo americano, soprattutto universitario, nelle grandi corporation, oggi c'è una luce nuova, soprattutto sul dinamismo, che stanno perfezionando dei corsi rivolti proprio al percorso umanistico dell'università, perché c'è una grande richiesta da parte delle corporation, perché sentono la necessità che la tecnologia sola non funziona più, deve essere controbilanciata da aspetti umanitari. Prima osservazione, vorrei sapere cosa ne pensa. Secondo pensiero che voglio trasferirle è che evidentemente penso che siamo in presenza di una popolazione, mi ci metto dentro anch'io, che manifesta una grossa ignoranza di tutta una serie di aspetti della vita, come lei ha citato, in numerosi aspetti, perché quando noi inizieremo a comprendere che sappiamo, e con più sappiamo diventiamo ignoranti, allora penso che avremo raggiunto un nuovo percorso. Grazie. Rispondo subito. Come vuoi.
Se ci sono altre domande, magari le raccogliamo e così. Beh, intanto rispondo dopo. Allora te la faccio io una domanda. No, beh, possiamo parlare ad alta voce, mi sentite tutti. E il domani, con questo mondo così tecnologico, la ricetta per... Allora, prima rispondo, certo, al signore. Ma lei ha fatto una considerazione che è del tutto, come dire, comprensibile e logica. Dico solo però che le grandi corporation americane sono più furbe che sante, perché credono, questa è la verità, credono di poter dominare l'indominabile. Il vero problema che io pongo è che la tecnica ha prodotto molto bene su certi aspetti. Per esempio, ha ridotto moltissimo, no, il dolore fisico, ma non riesce ancora a ridurre, per esempio, il dolore psicologico. Ma assolutamente, anzi, ancora meno. Dunque, la tecnica, non è che la tecnica sia un negativo in assoluto, ma assolutamente no. Noi uomini siamo dei tecnici, in ogni caso, ma bisogna capire che la tecnica non può risolvere tutte le questioni, perché chi può risolvere tutte le questioni è la nostra responsabilità. È uscire da questo torpore che l'uomo, va bene, è l'onnipotente, dove onnipotente è zero, perché potenti sono le corporation che hanno dei budget, come dire, aziendali che sono più alti dei PIL delle nazioni, no? Cioè hanno una potenza economica che è pazzesca. E qui la questione dell'umano non c'entra più nulla. Il vero problema è che la tecnica e la scienza, tanto per essere chiari, soprattutto nell'ambito, adesso restringiamo anche un pelo, dell'architettura, non sa dire mezza parolina sul problema della forma. Perché il problema di tutto questo discorso che ho fatto è per dire: la forma è talmente complessa, è talmente difficile, che può passare solo non dalle individualità, men che meno dalle arbitrarietà, ma solo dalle singolarità. Vuol dire che ciascuno di noi ha una responsabilità ben maggiore di quella che oggi presume di avere in questo tempo. E da questo... Io non ho fatto un discorso, com'è che si può dire, negativo. È un discorso che è tutto rivolto, come dire, all'essenza e alla forza della persona, mentre oggi la persona è ridotta ad una a maceria, scusa, cioè noi siamo, mi viene da ridere quando sento dire, no, che ci sono molte aziende, no, che stanno sviluppando questi programmi per i robot. Ma questa è una finzione straordinaria. Noi siamo già i veri robot, noi lavoriamo per questi, scusa. Io in ogni caso lavoro, non so, per Apple o per Facebook, volente o nolente. Se voglio prendere un aereo devo passare per questi qua, e se non funziona il computer, come mi è successo più di una volta, sono rimasto a terra, altro che, per il computer, per un dato che non legge, no? Non perché ero un terrorista o altro. Dico solo, noi abbiamo una responsabilità straordinaria, perché il nostro destino è straordinario. E noi, tanto per... continuo a usare questo termine noi. Vorrei solo aggiungere una... vorrei citare questo poeta russo, no? Non Brodsky, ma ho conosciuto questo poeta tramite Brodsky, Josef Brodsky, che è Osip Mandelstam. Osip Mandelstam è considerato nella letteratura russa il più grande poeta russo in assoluto, va bene? Boh. Questo poeta è morto in un lager di transito vicino a Vladivostok per colpa di Stalin. Perché lui era un poeta, no? Il poeta è una singolarità.
il regime non può, il regime, che sia staliniano o che sia tecnico-scientifico, non vogliono le singolarità, vogliono le omologazioni, l'omogeneizzazione. Ma una, in una poesia che lui scrive, che si, il titolo è L'epoca o Il secolo, questa poesia recita, dice questo: quando noi nasciamo, spezziamo le reni, queste qua, del tempo, perché noi, ciascuno di noi, è il tempo, ciascuno di noi è la totalità del tempo, la totalità. E come si fa? E lui si chiede, quando noi rompiamo la schiena del tempo, come si fa a tenere insieme le due labbra che provengono da questa ferita, perché noi siamo nati? Il collegamento può essere fatto solo, ricostruito solo dalle nostre opere. Le opere consentono la riconnessione del tempo, ma noi siamo il tempo, non quello della tecnica, non quello della scienza, non è il tempo lineare, non è il tempo progressivo, non è il tempo cronologico. Noi siamo un misto straordinario tra l'eterno, il kairotico, il kairos, il tempo opportuno, e anche il tempo che diviene, certo. Ma noi siamo gli abitatori dell'eterno, altro che. Mentre le grandi corporation vorrebbero dominare anche queste dimensioni, quando queste dimensioni sono la nostra, come dire, la nostra sorgente inesauribile, che garantisce la singolarità di ciascuno di noi. Ma la singolarità è un punto che si conquista, ma non si conquista con la forza, ma si conquista, se vogliamo essere, con la gratitudine. Perché la gratitudine è il denominatore comune che appartiene all'indominabile, alla contemplazione. Ma la contemplazione non vuol dire che io vado in cima ad un monte e incomincio a girare i pollici. È un grande lavoro. Noi siamo i grandi lavoratori che non dominano, ma che devono recepire. Allora si fa qualcosa. Dunque, il mio ragionamento, per quel poco che vale, è tutto indirizzato ad un positivismo straordinario, ma non credo in una parola a quanto mi dicono le corporation. Perché, per esempio, io ho letto i programmi di queste università che mettono in gioco il tema dell'umanesimo. Sì, mettono in gioco il tema dell'umanesimo per attirare le allodole. Cioè, ma ci rendiamo conto che in Europa, i programmi che finanziano le ricerche universitarie, non esiste un programma in Europa che finanzi il progetto presentato da una persona. E se questa persona, il suo tema fondamentale è l'estetico, zero. Tu devi dire quanti impiegati assumi, quante macchine compri, quante attrezzature devi acquistare. Ma scusa, un ricercatore fatto di una testa e di 10 dita, finito. Qui siamo, come dire, fallaci, perché crediamo sempre in un soggetto che è più potente di noi, che è quello che ci dà da mangiare e ce lo toglie anche, tanto per essere chiari, perché quando vuole chiude i rubinetti, e noi però viviamo una vita tranquilla, ma da sonnambuli. La cecità che citavi te prima, cecità è una parola straordinaria perché è la rappresentazione più potente del nostro tempo. E quando Saramago diceva della cecità, diceva che noi vediamo come quando lo schermo della televisione va in tilt, no? Quel formicolio, noi vediamo in quel modo. Tra l'altro, San Tommaso, a proposito della grazia nella sua teologia, diceva la grazia, che cos'è la grazia? È la vista più potente, la grazia. Dov'è la grazia oggi? La vista più potente. Allenare la vista vuol dire allenare l'anima a vedere,
a vedere, a sentire. Derek Walcott, perché dice questo? Perché dice ciò che è nascosto non si può amare? Perché se tu non conosci la dimensione straordinaria dell'anima, non puoi, perché non conosci nulla. Questa è una grande questione. Tra l'altro, James Hillman, che è stato un psicanalista che ha diretto lo Jung Institute a Zurigo, ha scritto questo libro, Il codice dell'anima, in questo libro faceva una domanda e diceva, ma dov'è la nostra anima? Dove sta? Sta nella testa, nella spalla, nei polmoni, nel ginocchio? E alla fine dice, no, noi camminiamo nella nostra anima, perché il mondo esterno è la nostra anima, scusa. E se noi continuiamo a scassare questo mondo, a abbruttirlo, a violentarlo, è perché vogliamo essere i dominatori del mondo, ma non siamo i dominatori. Perché se vogliamo essere un po', ancora un pelo logici, non siamo noi che sosteniamo la terra, ma è la terra che sostiene noi, tanto per essere chiari. Ma in ogni caso apprezzo la sua questione. Il nostro mondo e la nostra anima è quello che vediamo, la nostra anima, hai detto. Certo. Adesso ti porto qua. Quanto hai influito nei tuoi lavori l'essere nato in questa terra, il nostro paesaggio? Beh, devo dire moltissimo, ma per una ragione, solo innanzitutto devo dire per mio padre, che era un paesaggio a sé stante, era un falegname e lui produceva i suoi mobili, ristrutturava altari, e dopo mi diceva, senti qua, questo vuol dire finito, lucidato, e sembrava velluto, no? Adesso quando vado a comprare qualche mobile, cioè non ho mai comprato un mobile, ma insomma, ogni tanto entro in questi negozi, sento che è molto secco, molto piatta sta roba. Ma questa è una nota riferita a mio padre, che non ha mai detto una parola, mai, ma ha sempre lavorato e ha fatto le sue cose. Poi io vivevo in casa, la casa dei miei genitori era in Via Lezzugna. E Via Lezzugna è un po' sopra i tetti di Rovereto. E quella è stata una condizione proprio formale, no? Paesaggistica importantissima. Perché da lì io riuscivo a vedere sempre, tutti i giorni, dove nasce il sole, dove tramonta, vedevo le montagne illuminate in un certo modo, vedevo il castello che si illuminava in un altro, vedevo tutti i tetti della città. Cioè era come essere sempre a teatro. E questo tema dell'essere a teatro e vedere invece un paesaggio vero, vedevo la cresta delle montagne, no? Il Bordala, lo Stivo, il Cornetto, e pensavo, ma com'è possibile camminare su quelle vette che sono così accuminate, no? Ti scappano i piedi. Da qui invece ho capito che insomma ero troppo bambino per rispondermi, ma però questo paesaggio è il paesaggio che ti ha costruito per riflesso la tua consapevolezza. Probabilmente se fossi nato, non so, a Cesenatico, forse farei il panettiere, non lo so, chi l'ha detto, oppure il giornalista. No, ripeto, però il paesaggio è fondamentale, quello che vedi è quello che poi porti con te. Ma perché c'è una dimensione che vedi e c'è una dimensione che percepisci. Ma ripeto, la cosa più importante è non solo quello che vedi, ma quello che tu percepisci e che è invisibile. L'altro giorno, ma proprio 2 giorni fa, ero a Carrara per fare una conferenza, va bene. Ma lì prima, il mattino, mi hanno fatto visitare le cave di marmo dove andava Michelangelo a estrarre i suoi pezzi per fare le Pietà, i Mosè, eccetera. La cava di marmo ha bisogno di una coltivazione. La nostra anima ha bisogno di una coltivazione. Ma è più difficile coltivare un'anima che coltivare una cava, attenzione, perché la cava, il marmo di una cava, anche il marmo di Carrara, che è così raffinato,
che per il 99% è composto da particelle finissime di solfato di calcio, è niente alla composizione chimico-spirituale della nostra anima. Perché la bianchezza del marmo, ancora tu la tocchi, ma la bianchezza della nostra anima non la puoi toccare, perché è lei che ti tocca e ti avvolge. Ma dico ancora un'altra cosa sul tema della coltivazione. La coltivazione è durissima, ma c'è in tedesco una parola molto importante che noi forse abbiamo dimenticato, visto che tra l'altro siamo stati sotto l'Austria fino all'altro giorno: Bildung. La Bildung, Bildzeitung. Sì. No? Sì, allora, Bildung in tedesco, che poi si traduce, si trasferisce nell'inglese e diventa building, to build, costruire. Sì, ma la radice della parola build in tedesco vuol dire niente meno che immagine. Ma Bildung vuol dire educazione. Educare vuol dire portare la tua interiorità a riconoscere quali sono le immagini che appartengono alla tua anima. Solo in questo modo tu vieni educato. In realtà, e questa è una critica che faccio non alla nostra società, alle nostre università, che hanno perso il lume della ragione, soprattutto le università tipo architettura, che credono adesso di essere orientate tutte sull'ambito tecnico-scientifico, mentre invece architettura è una disciplina umanistica. E l'umanesimo passa inevitabilmente attraverso il filtro di ciascuno di noi. Mentre oggi, guardate che i programmi universitari in tutte le scuole umanistiche è acquistare dei programmi, no? E dei computer, in modo tale che possano i computer trasferire in dati, pensate, la qualità delle forme. E ciascuno di noi è già classificato con dei numeri: 1144 vuol dire bravino, non lo so, 1800 vuol dire un po' più bravino, se tu sei 740 sei proprio una schiappa. Ma dico, noi tra l'altro, e chiudo, ma quando ciascuno di noi nasce è imprevedibile, non c'è nessuno che ti sa dire chi sei e cosa farai. Ed è questa la nostra libertà. Ma la nostra libertà non è arbitrarietà. La nostra libertà deve ascoltare quel fondamento che è la legge dell'universo, che è dentro di noi. E allora possiamo produrre le opere. E che opere? Ma basta vedere cosa hanno fatto i grandi artisti solo italiani. Quelli erano artisti non solo umanisti, ma erano i cosiddetti artisti dativi, cioè quelli che ricevono, mentre noi siamo in un mondo tutto nominativo, cioè io faccio, io domino, io prevedo, io comando. No, i nominativi, noi siamo i nominativi, ma in realtà la nostra natura è quella di essere dativa. Adesso davvero. Per chiudere, volevo ricordare che l'architetto Renato Rizzi ha donato alla Biblioteca Civica il suo archivio di lavoro. Non so se c'è il direttore Baldi qua in sala, perché lui voleva dire qualche cosa. Se non c'è, lo dico io, questo è il primo di un incontro che speriamo sia il primo di altri. Volevo ringraziare moltissimo Renato e lasciare tutti con alcune parole che lui ha detto, che siamo tutti poeti, che abitiamo abitiamo l'eterno, e allora è con conversazioni come queste che possiamo coltivare la nostra anima. Grazie a tutti.
Grazie.